prevederà diversi spunti che sono quelli di cui discutiamo ogni giorno e che in qualche modo ci servono per entrare poi in modo più operativo, così lo definisco sempre io nei mercati, ma insomma, ragionamenti intorno agli scenari economici e politici come leggete in sovrimpressione per poi approfondire gli aspetti che ruotano intorno al mondo, perché di questo si tratta dopo che insomma ormai abbiamo imparato a prendere le misure, abbiamo dovuto imparare a prendere le misure con il conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Allora, io saluto con molto piacere Carlo Cambi, giornalista La Verità e Panorama, che sarà con me per questa parte di trasmissione. Carlo, è un piacere averti con noi sulle Fonti TV. Il piacere è tutto mio e speriamo che siano fonti di acqua buona quelle che scaturiscono dai nostri pensieri. Sì, lo saranno almeno. Sì, io mi sento dire che lo saranno sicuramente, perché quantomeno cercheremo di capire un po' di più quello che sta succedendo, al di là poi delle possibili interpretazioni che tutti danno in questo momento, ma insomma ci sono credo dei punti fermi dai quali non si può prescindere, perché altrimenti sarebbe tutto un caos enorme oltre a quello che è già. Allora, io direi di partire, chiedo subito alla regia di andare sul secondo titolo, perché è la notizia che da qui poi ci darà modo di approfondire altri temi. Ci siamo, via libera al sesto pacchetto di sanzioni. Allora, quasi un mese dall'annuncio dall'embargo del petrolio russo, i paesi, i membri dell'Unione Europea hanno trovato questo accordo, è pronta quindi l'Europa a rendere operativo questo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca dopo che è stata invasa appunto l'Ucraina, e appunto qui abbiamo l'embargo al petrolio. Ma prima di arrivare al tema dell'embargo del petrolio, Carlo, ti chiedo, bilancio delle sanzioni fino adesso, a che voto dai al modus operandi dell'Europa, dell'Occidente, poi Ora, fondamentalmente non è solo l'Europa. dell'Occidente potremmo dargli un 6 per quel che riguarda la capacità del fronte di resistere, per quel che riguarda l'efficacia darei un 4, per quel che riguarda l'Europa darei un 3, perché l'Europa è veramente divisa al suo interno. È inutile che continuiamo a raccontarci la favola Che è va unita. tutto bene, che siamo compatti, non è minimamente vero. Hanno trovato il modo di scaricare su Orban il dissenso. Orban il dissenso l'ha fatto su Kirill, ma la convenienza sul petrolio russo è anche della Germania, è anche della Slovacchia, è anche della Cechia. Insomma, sono tanti i paesi europei che non possono staccare il greggio russo. Egualmente vale per il gas. Pensa alla asimmetria di un paese come la Spagna, che si prende quasi tutto il gas dall'Algeria rispetto all'Italia, che ha una dipendenza dal gas russo del 45%. Quindi è evidente che non riesce ad avere un fronte compatto. Ciò detto, però, purtroppo in Europa si è abituati a parlare un po' troppo. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, secondo me ha fatto un disastro sul petrolio, annunciando 2 settimane fa che quello era l'obiettivo, poi annunciando che ci saremmo arrivati. Gli abbiamo detto ai russi che gli staccavamo il petrolio via nave. Il risultato è che hai un'impennata dei prezzi su base internazionale veramente consistente. E gli italiani pagano la benzina a 2 euro. Allora, se le sanzioni hanno poi un'efficacia rispetto anche al cementare un'opinione pubblica che si schiera contro l'invasione di Putin, come sarebbe giusto, è evidente che deve avere una cautela, altrimenti le ricadute negative finiscono per spiazzare il pensiero della Certo. gente. Certo, ecco, scusami, mi inserisco nel discorso per poi andare avanti. Allora, ricordiamo che l'Unione Europea dipende per il 22% dal petrolio russo, l'Italia per l'11%. Tu giustamente, perché io sono d'accordo con te, lo dico senza problemi, l'ho detto anche in altre occasioni, che l'Europa, anche se ce la stiamo un po' raccontando, non è unita, nel senso che perché dico ce la stiamo raccontando? Perché da quando è iniziata la guerra, insomma, abbiamo detto più volte, abbiamo sentito dire più volte che l'Europa effettivamente si è mostrata compatta. Sì, certo, compatta nell'andare contro la Russia che ha invaso l'Ucraina, ma e poi fondamentalmente invece per trovare delle decisioni che mettessero d'accordo tutti, no. Però la provocazione, che poi non è una provocazione, la riflessione ulteriore è questa: ma è perché, Carlo, l'Europa si presenta proprio divisa a prescindere? Cioè, quante volte, no, si è parlata della necessità di ricostituire in qualche modo l'Europa, indipendentemente poi da quello che è stato in tutti questi anni, intendo dire
a livello di istituzione. È per questo che non riusciamo, cioè siamo veramente troppo diversi e quindi non riusciamo a trovare mai un accordo reale. Sai, se noi andiamo ad analizzare com'è costruita l'Europa, in realtà l'Europa è nata attorno a una moneta sostanzialmente, sì, attorno a un accordo economico, non è nata attorno ad un pensiero politico di progettazione di una società coesa con valori effettivamente condivisi. Certo, i valori della democrazia sono condivisi, che cos'è che ci unisce in questo momento? Sapere che Putin ha offeso il diritto internazionale, ha conquistato o tenta di conquistare con le armi un altro paese, ed è evidente che a questo tipo di provocazione delle società mature di democrazia consolidata reagiscono compatte. Ma al di là dell'indignazione compatta, se tu poi vai a vedere quali sono gli interessi in gioco, c'hai un sud d'Europa che è perfettamente contrastante con gli interessi del nord Europa. Voglio vedere cosa succede col patto di stabilità quando si deve rinnovare, cioè tu avrai la Germania con un'inflazione che gli sta quasi al 9%, che non tollererà la BCE stia ferma. Hai l'Olanda, dove c'è il mercato internazionale del gas e ne profitta in maniera consistente, che non accetterà mai il price cap, come ha raccontato Draghi sul gas russo, a parte che io ritengo il price cap un'offesa all'economia liberale. Sai che ti stavo chiedendo se ha vinto Draghi in questo? No, non ha vinto manco per niente. Poi noi siamo ormai con una stampa, con una formazione che qualsiasi cosa faccia Draghi lo tratta come la Madonna di Lourdes, pensando di fargli un favore. In realtà gli fanno un disfavore, perché ogni tanto ai governanti bisogna anche proporre delle critiche in modo che abbiano il tempo di riflettere su quello che stanno facendo. Il price cap non è, a parte che, se vuoi una curiosità per i tosti ascoltatori, sì, diciamo come nasce il price cap. Il price cap nasce in Inghilterra negli anni 80, quando si privatizzano le utilities, cioè i servizi pubblici. E cosa fa il governo britannico? Dice: va bene, ti sei comprato il monopolio dell'acqua, dei trasporti, ma allora io ti impongo un prezzo, una tariffa, perché tu non devi guadagnare aumentando le tariffe perché stai dentro un monopolio, ma aumentando la tua efficienza. Allora, questa è una cosa che tu puoi imporre in un regime di monopolio, ma se tu price cap pensi di poterlo imporre anche in un regime di monopolio qual è quello del gas russo, fai un errore, perché quel signore poi quel gas da qualche altra parte lo vende. Ed è un'offesa al principio liberale che nel mercato il prezzo è ecco, libero. Ti fa... Sì, assolutamente sì, chiarissimo, non potrei dissentire su questa tua analisi, ma se ti volessi chiedere, faccio l'avvocato del diavolo, ma contro la speculazione che in queste situazioni poi inevitabilmente si verifica, cosa risponderesti? Insomma, io ti faccio una domanda: perché la speculazione sul gas fa tanta notizia e quella sul grano no? No, su questo sono d'accordo. Io infatti parlo di speculazione. Ti spiego perché. Sì. Perché il gas è una cosa che ci tocca direttamente certo, come economie occidentali, e quindi noi vogliamo in tutti i modi avere il vantaggio di poter fare la voce grossa senza lo svantaggio di doverci staccare, ovviamente. Ok, perché tu dici invece il grano sono interessati più altri paesi. Il grano non ci interessa direttamente, ma interessa i paesi più poveri, i quali non soffrono, attenzione, della mancanza di grano, ma soffrono dell'aumento di prezzo derivante dalla speculazione. Beh, ma quello ci soffriremo anche noi, dell'aumento di prezzo, il grano, la pasta, il pane. Però un conto è che tu abbia comunque la possibilità di comprartelo, okay, un conto è che oltre una certa soglia tu non te lo puoi più comprare. Certo, okay? certo, assolutamente. però, fermati, la speculazione fa parte del mercato. Allora c'è un modo per evitare la speculazione, ed è l'abbassamento delle tasse. Cioè, tu governo mi vuoi proteggere? Perfetto, mi azzeri accise e IVA, e poi non vai a colpire gli extra profitti, ma vai a misurare quali sono alla fine del bilancio delle aziende li tassi con un'aliquota progressiva diversa. Però se tu invece mi fai il price cap e mi tassi gli extra profitti, tu stai in qualche modo smontando i principi di economia liberale in forza dei quali stai combattendo contro Putin. C'è una contraddizione di fondo su questo atteggiamento. Che cosa ti voglio dire? Ti voglio dire
che l'atteggiamento sarebbe dovuto essere un altro, parlare chiaro, come fece Churchill il 13 maggio del 40, si presenta agli inglesi e gli dice: non ho nulla da promettervi se non lacrime e sangue, ma abbiamo un obiettivo, la vittoria, ok? Mm-hmm. Allora bisognava che i governanti europei avessero il coraggio di andare dai cittadini europei dicendo: preparatevi a 3 mesi di enormi sacrifici, perché noi stacchiamo il gas. Eh no, certo. Beh, allora no, beh, guarda, lo dico con un sorriso, però dopo torniamo anche sulla domanda che leggo a voce alta in sovrimpressione, cioè se la guerra del grano a conti fatti conviene a qualcuno, anche qui c'è, certo. Ecco, infatti ci arrivo tra poco, però visto che tu hai portato l'esempio di Churchill, ovviamente molto nota quella sua presa di posizione, quella frase, beh, Draghi aveva detto preferite la guerra o i condizionatori accesi, però quello... peccato che abbia il giorno dopo varato il bonus condizionatori, Anche se per gli uffici pubblici temperature, guarda, no, stiamo facendo un po' di ripasso di quello che è successo, che però insomma lascia il tempo che trova, perché poi non è che sono queste le soluzioni che possono portare dei benefici. Uffici pubblici, riscaldamento e condizionamento con un tetto, anche qui il tetto di temperatura possibile, no? Altrimenti multe per ora negli uffici pubblici. Ma vedi, Manu, la cosa che io contesto di fondo è che nessuno ha avuto il coraggio di dire agli occidentali e agli italiani: stiamo dentro un'economia di guerra, e spiegare alla gente che cosa stare dentro un'economia di guerra significa. Certo. Ok? Certo. Allora, la mia contestazione, che avrei sentito anche nelle occasioni in cui ci siamo trovati in alcuni talk show, è esattamente questa. Cioè, io non sto contestando ciò che si fa, secondo me in alcuni momenti è anche un po' abborracciato, se vogliamo proprio essere pignoli, ma sto contestando che stiamo dando una informazione al consumatore, al cittadino, all'elettore, che è un'informazione enfatica e frammentaria. Qui ci vorrebbe che Draghi avesse il coraggio di riunire il Parlamento e a Camere riunite dicesse: cari italiani, stiamo dentro un'economia di guerra, stiamo combattendo per un principio per noi sacro, sì, e irrinunciabile, sappiate che andiamo incontro a dei sacrifici anche pesanti, ma il percorso che noi vogliamo fare è questo. Quello che io contesto è che non c'è nemmeno chiarezza né sui punti d'arrivo né sul percorso che stiamo facendo. A te pare, per esempio, che puoi raccontare agli italiani che la potenza di fuoco delle sanzioni è arrivare al default della Russia, ma che cosa significa il default della Russia? Certo. Significa semplicemente pigliare provvedimenti che già la Russia sta patendo, cioè esclusione dal circuito internazionale, cioè non accessibilità al mercato dei capitali, ma la Russia lo sta già pagando tutto questo con le sanzioni. Quindi perché enfatizzare che arriviamo al default per tacitare che cosa? L'opposizione dell'opinione pubblica? Sarebbe molto meglio parlargli chiaro, dicendo: guardate, noi abbiamo un bisogno ideale, politico, programmatico di resistere sul fronte della democrazia, e certo, questa resistenza ci costa tanto. Certo. Ma infatti, guarda, una delle domande che non comprendo e che sono anche abbastanza retoriche è proprio quella che tu hai citato indirettamente, o meglio, non proprio indirettamente, ma la Russia ci sta rimettendo. Vabbè, ma la Russia è ovvio che ci stia rimettendo, nessuno è appunto, però poi bisogna vedere a conti fatti, come dicevi tu, quanto e come. La guerra del grano a chi conviene, quindi, Carlo? Allora, la guerra del grano conviene prima di tutto alla Russia, perché la Russia ovviamente la utilizza come arma di ricatto, e questo l'abbiamo capito. Conviene anche alla Russia come partner commerciale, non ci dimentichiamo che la Russia è comunque il terzo produttore mondiale di grano, e quindi come tale più manda via dal mercato dei concorrenti e più ci guadagna. Ma come ho detto in altre occasioni, il mercato del grano vale a livello mondiale 125 miliardi di dollari. Sì. Verdone più, verdone meno. 4 aziende, di cui 3 americane e una franco-belga, si spartiscono il 75% del mercato del grano, e i loro bilanci messi tutti insieme assommano a 330 miliardi di dollari di fatturato. Ok? Allora, basterebbe fare questa riflessione per cominciarsi a domandare: ma scusate,
forse non sono i 25 milioni di quintali dell'Ucraina, apro parentesi, 25 milioni di quintali rispetto alla produzione mondiale di 750 milioni di tonnellate, scusami, non di quintali. Sì. Quindi l'Ucraina, per quanto sia importante, è una goccia nel mare. Perché è importante? Perché ci sono 4-5 paesi che comprano quasi esclusivamente dall'Ucraina. Ma c'è un motivo per cui comprano l'Ucraina, perché l'Ucraina fa pagare il grano un po' meno. Allora la domanda è: ma se siamo veramente così preoccupati della fame nel mondo, perché la Francia, che produce 48 milioni di tonnellate, la Germania, che ne produce 28 milioni di tonnellate, l'America, che ne produce 60 milioni di tonnellate, la Cina, che sì, ne produce 130 milioni di tonnellate, non pigliano dalle loro riserve e spalano il mondo? Sai perché? Perché loro stanno valorizzando il grano, e questa crisi che gli ha portato il frumento a 440 euro a tonnellata gli fa un sacco comodo. E quindi utilizzare la propaganda per dire che il blocco di Putin, che è odioso ed è sbagliato ed è un'offesa all'umanità, è l'unica causa del perché manca il grano, è politicamente pagante, e economicamente ti rassicura, perché intanto tu tieni i silos pieni e ci speculi sopra. La vera cosa, sai qual è? La vera emergenza, sì, sono i fertilizzanti. Okay. Perché i paesi poveri, se avessero accesso ai fertilizzanti, potrebbero sopperire coltivando loro una parte del grano che gli manca. Ma dei fertilizzanti non parla nessuno, sai perché? Perché? Perché servono all'America. Tant'è vero che l'unica cosa che Biden non ha messo sotto embargo sono i fertilizzanti, che arrivano da dove? Dalla Cina e dalla Russia. Ma i quali fertilizzanti hanno il prezzo collegato al petrolio, perché si fanno col petrolio. Ecco, quindi, figurati, esatto. Capisci in che circolo siamo? Sì, però sì. Questa verità va raccontata, perché sennò la gente non capisce quali sono le... No, ma le infatti stavo proprio arrivando lì, no? Che è un po' quello, la domanda di partenza che hai fatto tu, cioè perché si parla tanto e ci interessa tanto capire il tetto del prezzo del gas e non per esempio il tetto del prezzo del grano, perché non interessa direttamente noi. Figuriamoci qui, parlando di fertilizzanti, e mi metto in mezzo anch'io, è anche difficile pensare che siano fatti col petrolio, che quindi il loro prezzo sia direttamente collegato col petrolio, eccetera eccetera eccetera, quando, Carlo, le cose non sono dirette, però appunto confermo che bisogna parlarne, passano in secondo piano, e automaticamente anche i grandi della terra, che devono gestire la situazione, fanno un po' quello che gli pare, insomma, adesso, senza girarci troppo intorno. Ma quindi, scusa, ti provoco ulteriormente, visto che hai parlato di altri paesi che hanno il grano e che però se ne guardano bene, cioè che se lo tengono ben stretti, e quindi qui torniamo al discorso della speculazione. Beh, ma quindi il tetto al prezzo del gas, ti provoco perché ovviamente prima parlavi di un qualcosa che va contro il mercato liberale, insomma. Quindi il prezzo al tetto di tutto bisognerebbe mettere per evitare la speculazione. Esatto. Allora, sì, facciamo un discorso. Tu hai un organismo che si chiama WTO, giusto? Sì, sì. Allora, tu puoi tentare in sede di WTO, ma ovviamente la Cina non te lo farà passare mai, però vuoi fare un'azione politica diplomatica forte? Perfetto. Chiami in sede di WTO e dici: sapete che c'è? Vista l'eccezionalità della situazione, noi adesso cambiamo le regole del mercato e mettiamo sugli alimentari, per esempio, un price cap, ok? Sì. Ma deve essere un accordo mondiale, perché che è temporaneo, che dura 3 mesi. Certo, mese, certo, mese, certo. Ma deve essere concordato. Allora non offendi l'economia liberale, perché tu dici, visto che è come se ci fosse un'enorme carestia. È un'emergenza, esatto, un'emergenza. C'è un'emergenza, l'emergenza giustifica il superamento. Ma attenta, bisogna che tu a questa conferenza non chiami soltanto i presunti vincitori, ma anche gli sconfitti. Certo. Ok? Certo. Allora, se fai questa operazione è un'altra cosa, ma ecco che torniamo al punto centrale. In questa crisi manca la diplomazia, ma manca la diplomazia a livello ONU, cioè a livello di composizione del conflitto in una sede mondiale. Una cosa che nessuno ha raccontato, o meglio, che tutti si guardano da raccontare, è che in sede ONU c'è una maggioranza dell'80% di popolazione mondiale che è contro di noi. All'ONU si vota un paese, un voto. Sì, okay. Ma se tu fai il peso dei paesi che sono o astenuti o alleati della Russia in tutti i pronunciamenti dell'ONU, scopri che l'80% della popolazione mondiale
non sta con noi. Quindi appunto io mi sono segnata mentre tu dicevi dovrebbe esserci un accordo mondiale limitato, certo, a un certo periodo di tempo, ma mi sembra una strada poco percorribile per gli interessi di ciascuno che si scontrano. D'accordo, però voglio dire, tu devi darmi il senso che stai facendo uno sforzo diplomatico. Certo. Se vuoi che io... Invece tu dici non stanno neanche facendo lo sforzo, non no. solo non si riesce a raggiungere l'intento, cioè non ci si sta neanche provando. No. Io la vedo così, cioè lo dico da liberale, da occidentale, da solidale col popolo ucraino, ma se tu vuoi convincere, in Italia per esempio c'è un'opinione pubblica che è fortemente divisa, no, su questa guerra, sì, se tu la vuoi convincere quell'opinione pubblica, gli devi far vedere che stai facendo degli atti coerenti e di buona volontà. No, no, è molto molto chiaro. Quindi, insomma, visto che chiaramente siamo in un momento, te la giro in questo modo, visto che siamo quasi in conclusione, in che momento siamo di questo conflitto, quindi a tuo parere, Carlo? Abbiamo fatto un bilancio, abbiamo detto cosa evidentemente sta mancando, a che punto siamo del conflitto? Ma io ho un timore che non avendo nessuno posto i punti di caduta, okay, non sappia esattamente qual è l'esito finale. Allora, la Russia ormai ha imboccato una strada, secondo me, senza ritorno, che è quella della belligeranza d'oltranza, ok? Sì, vero, vero. E sa perfettamente che può contare sul logoramento delle opinioni pubbliche occidentali. Cioè fa esattamente, specularmente, quello che gli occidentali pensano possa succedere al Cremlino. Ma quindi la Russia pensa in questo momento di non aver nulla da perdere? Secondo me sì. Ok. Secondo me sì, ma per due motivi. Primo, perché ha un'opinione pubblica che non è l'opinione pubblica occidentale, no? Che non è informata, che peraltro è abituata secolarmente a soffrire. Cioè i russi la democrazia non l'hanno mai conosciuta, sono passati dallo zarismo al bolscevismo, dal bolscevismo all'elzinismo. Quando si parla degli oligarchi se ne parla a sproposito, perché gli oligarchi erano quelli di Yeltsin, non sono quelli di Putin. Okay. E poi era il putinismo, quindi quello è un popolo. Ma ti faccio osservare una cosa. Ma secondo te il siberiano che mangiava solo patate e che da quando c'ha Putin gira in macchina, si scalda e sostanzialmente mangia anche un po' di carne, sì, è disposto a buttare a mare Putin? Che cosa gliene frega della democrazia al contadino siberiano che fino a 30 anni fa faceva la fame ed oggi è leggermente pingue? Niente, ma anche perché, come dici tu, è anche una questione di abitudine, sei abituato, esatto, a vivere in quel modo. Allora, è più probabile che il dissenso e il logoramento si manifestino in Occidente se i nostri politici non danno senso di compattezza, coesione e coerenza in quello che fanno, piuttosto che in Russia. A questo punto tu la Russia l'hai completamente isolata dal contesto occidentale, ma c'hai un altro problema, che se Pechino fa l'offensiva su Taiwan, tu che cosa fai? Lo lasci fare o reagisci? Beh. E se Pechino ti apre anche il fronte di Taiwan, tu sei in grado come Occidente di tenere il fronte di Taiwan? E quindi la domanda è, il tempo a favore di chi gioca? Di Putin o nostro? Certo, certo. No, no. Ecco, allora io dico che a questo punto sarebbe indispensabile arrivare al cessate al fuoco, interporre una forza di contrasto ONU tipo cuscinetto, convincere Zelensky che bisogna comunque avviare una trattativa e ragionare sulla ricostruzione. È dalla ricostruzione dell'Ucraina che l'Occidente può trarre un beneficio, non solo in termini economici, perché se ne fa partecipe, ma in termini ideali. Perché noi continuiamo a parlare dell'Ucraina come un paese compiutamente democratico, e fino al 24 febbraio l'Ucraina non era un paese compiutamente democratico. Quindi noi abbiamo tutto l'interesse ad andare in Ucraina ad esportare dei comportamenti virtuosi, ma per fare questo abbiamo bisogno di una pacificazione. La strada che si sta prendendo adesso di continuare a tentare un contrasto militare con un signore che a questo punto non ha più nulla da perdere, che si chiama Vladimir Putin, secondo me è perdente, con l'aggravante che se ti si impoverisce la popolazione occidentale, e in Italia sta già accadendo, certo, è certo, tu non è detto che abbia le opinioni pubbliche che tengono.
No, 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 anzi, anzi, proprio, è proprio il processo contrario a quello che dicevi prima. No, per altri motivi ovviamente, l'Occidente non sarebbe abituato, no, a crisi Esattamente, profonde e figurati. quindi, esatto, e quindi l'opinione pubblica poi non sarebbe quella di oggi, anzi potrebbe essere veramente rischiosa. Peraltro anche un altro appunto che mi sono presa quando parlavi di prima pacifizzare delle zone, prima di portare dei comportamenti virtuosi, anche perché le missioni di pace nei paesi non propriamente democratici non è che hanno mai portato dei grossi risultati, Esatto. sappiamo molto bene, quindi in questo caso deve valere un po' l'esperienza che insegni. Forse ti ho interrotto sulla chiusura, Carlo, cosa stavi No, dicendo? volevo No. semplicemente far notare Sì. che guarda quanto è diventato urticante quella battuta di Draghi, infelice, d'accordo, ma l'alternativa fra pace e condizionatori. Perché nelle opinioni pubbliche occidentali, ti faccio un ragionamento. Se Sì. tu a un americano dicessi: guardate che la guerra d'Ucraina non sta a 4.000 km da voi, ma ve la porto in Arizona, tu vedrai che il consenso degli americani alla guerra cambierebbe Sì, radicalmente. Cioè, sì. punto è questo, che le opinioni pubbliche occidentali, abituate, grazie a Dio e grazie anche ai nostri valori, ad anni e anni e anni di pace e di prosperità che è andata avanti, quando poi viene intaccato il loro tenore di vita, reagiscono in maniera non necessariamente coerente. Perché ti citavo prima Churchill? Perché se tu fai un discorso chiaro e dai un orizzonte temporale e un esito finale che vuoi raggiungere, può darsi che la gente ti segua. Ma se pasticci continuamente, ti faccio una domanda io a te, e sarebbe una domanda da fare ai nostri telespettatori. Ma il punto finale per noi qual è? È vero, non abbiamo ancora capito noi stessi, cioè nel senso non Cioè si... è mandare a casa Putin, No, far conquistare ovviamente il Donbass, qual è? tutti risponderebbero a far finire la guerra, però ovviamente la domanda nella domanda è ho capito, ma per far finire la guerra dobbiamo capire dove vogliamo arrivare, Punto, chiaramente, capito? lo so. Allora, come fai a spiegare tu a un operaio meridionale a 1.300 euro al mese che non può andare a trovare parenti ad Avellino perché il piano della macchina gli costa troppo in virtù della guerra di Ucraina? Prova a No, spiegarglielo. no, 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 sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. E su questo io ti saluto, ma conto, cioè, spero di poterti richiamare prima, cioè al più presto, insomma, Carlo, perché mi piacerebbe, insomma, monitorare l'andamento con te. E chiudiamo anche, cioè, con una riflessione che ci porta ai dati, inflazione nella zona OCSE, che insomma, poi si riversa direttamente su quelle che sono le nostre abitudini, i comportamenti, l'aspetto sociale, l'opinione pubblica, eccetera, è cresciuta al 9,2% con un balzo ulteriore da quella che era già una percentuale altissima, perché parlavamo comunque già dell'8% di marzo. E quella alimentare sta a 12. Bravissimo, stavo dicendo, e la forte accelerazione c'è stata negli alimentari e nei servizi. Quindi attenzione, alimentari subito l'allarme scatta, ma anche nei servizi, perché tutto quello che facciamo ogni giorno è servizio. Quindi attenzione, perché se Esatto. non possiamo, anzi, se non potremo più pagare dei servizi perché non avremo soldi a sufficienza, è lì il problema sarà evidente e mentalmente è già evidente anche adesso. Allora, Carlo Cambi, grazie. Noi ti seguiamo sulla Verità e su Panorama. Naturalmente, io ti ringrazio per essere intervenuto con noi e a presto sulle fonti Un TV. abbraccione, sappi che io sono a tua disposizione e buona vita a tutti. Altrettanto.